appunto quello che notate in questa slide che è alle nostre spalle, Giovani verso il futuro, ideali e prospettive, tema di grande attualità, uno sguardo a partire da Don Bosco. Io, ad essere sincero, avevo preparato una paginetta di introduzione, ma mi sembra che forse è meglio cedere subito la parola ai relatori, perché le cose sono belle quando non sono molto lunghe, quindi vogliamo che questo nostro incontro sia snello. Quindi lascerei lo spazio di questa breve introduzione, che potrebbe aggiungere poco rispetto a quello che ci diranno gli illustri relatori. Quindi passo subito a presentare la professoressa Patrizia Panarello, docente di pedagogia interculturale presso l'Università degli Studi di Messina e assessore alla pubblica istruzione del Comune di Messina. La professoressa Panarello ci parla Giovani oggi, ideali e realtà. Accogliamo la professoressa Panarello. Grazie. Grazie. Porgo il mio saluto e il mio ringraziamento innanzitutto a Don Russo, appunto direttore dell'Istituto Salesiano San Domenico Savio, e lo ringrazio appunto per questo invito in questa occasione così importante, il bicentenario della nascita di Don Bosco. Io oggi vorrei sottoporre alla vostra attenzione un tema che è quello dei giovani, legato in particolar modo alla città di Messina, e per fare questo attingerò ad un lavoro che ho realizzato, un lavoro di ricerca che ho realizzato una decina d'anni fa nelle scuole superiori, quindi tra i giovani, e in parte nella facoltà di scienze della formazione, l'allora facoltà di scienze della formazione. E lo scopo di quella ricerca era indagare l'immaginario intorno alla città e quindi i sentimenti che i giovani avevano rispetto al loro essere messinesi. Quindi la ricerca aveva questa ambizione di andare ad indagare i processi di costruzione dell'identità messinese e quindi andare a vedere in che modo i giovani rappresentassero se stessi all'esterno. La ricerca partiva sostanzialmente da una mia curiosità, e la curiosità nasceva dalla constatazione che i discorsi intorno alla città erano per lo più negativi. Quindi io ero una dottoranda, facevo il dottorato di ricerca, e comunque intorno a me sentivo aleggiare questa sorta di negatività sulla città, e quindi mi interessava capire un po' di più dal punto di vista proprio sociologico e quindi anche pedagogico. Allora ho cominciato ad indagare appunto gli stili narrativi attraverso i quali i ragazzi rappresentavano se stessi, attraverso i temi, attraverso delle interviste, attraverso una serie di laboratori anche fatti all'interno dell'università, e con domande, ad esempio, descrivi la città di Messina e i suoi abitanti, oppure se io fossi il sindaco della città di Messina. Quindi domande molto semplici, ho cercato di andare a vedere che cosa sarebbe uscito fuori. Il risultato di questo lavoro, durato 2 anni, è molto importante, e sostanzialmente si evidenzia una attitudine a rappresentare la città e in particolar modo gli abitanti della città, quindi i cittadini, in maniera negativa, e cioè si parla di mancanza di rispetto delle regole di educazione, maleducazione diffusa che degenera nell'incuria dello spazio urbano e nella distruzione degli spazi verdi, l'inciviltà dei cittadini che porta al degrado dell'ambiente e all'impossibilità di far rispettare le regole di base del vivere comune, l'inefficienza, l'incompetenza e la cattiva volontà della classe politica e dirigente, infine la disorganizzazione e il caos che regnano ovunque in città. A questa critica, diciamo impietosa, che non lascia spazio forse ad uno spiraglio positivo,
C'è uno sfondo invece che è positivo. Questo sfondo è rappresentato soprattutto dalla posizione geografica della città sullo stretto di Messina, che le conferirebbe il primato di città tra le più belle al mondo dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. In aggiunta a ciò, il clima mite la maggior parte dell'anno, quindi questa felice combinazione di mare e sole che veniva rappresentata allora appunto come elemento assoluto positivo, le bellezze architettoniche in generale, la cucina e i dolci tipici, le tradizioni, soprattutto quelle religiose, e il calore dei suoi abitanti. Un calore che si traduce in un'attitudine al dialogo e alla comunicazione e più in generale alla disponibilità e all'apertura caratteriale. Infatti si dice che i messinesi sono solari e per confermare questa rappresentazione si parla dei milanesi o comunque degli abitanti del nord che sarebbero invece chiusi. Allora, questa era la bipolarità, diciamo, della rappresentazione in positivo e negativo. All'interno poi di questa dicotomia c'erano tutta una serie di sfumature che se noi andiamo a un attimo a vedere si trasformano in quella che possiamo definire una retorica negativa e positiva intorno alla città e agli abitanti. Per potervi fare comprendere un po' meglio che cosa i ragazzi hanno rappresentato, io vi leggo brevissimamente qualche riga dei loro temi. Alla domanda se io non abitassi a Messina in Sicilia, una ragazza ha risposto: se io non abitassi a Messina, forse non riuscirei a vivere, perché è troppo legato alla mia città, al sole, al mare e al meraviglioso panorama dello stretto. Se non avessi visto mai Messina, forse avrei potuto abitare in un'altra città, ma se sarebbe stato il contrario, allora mi sarei trasferito a Messina. Quindi lasciamo stare i congiuntivi e i condizionali, ma comunque il concetto è quello. C'è un attaccamento verso la città e questo attaccamento dipende proprio dalla mia città, dal sole, dal mare e dal meraviglioso paesaggio dello stretto. Quindi ho potuto verificare che nella stragrande maggioranza dei casi l'attaccamento al luogo passava proprio attraverso questa identificazione del giovane ad uno spazio fisico, quindi ad uno spazio che era immaginario, l'immaginario dello stretto, che risultava essere l'elemento determinante per la costruzione in positivo dell'identità messinese. E però poi alcuni temi facevano evidenziare la contrapposizione tra questo spazio percepito positivo e quello che vi dicevo che è invece l'elemento negativo. Vedete come attraverso questi altri due temi entriamo dentro al negativo. Descrivi la città di Messina e i suoi abitanti. La città di Messina è la città in cui sono nato e cresciuto. Questo è Francesco che parla, 19 anni, dell'Istituto Alberghiero Antonello. È per questo che ne sono molto affezionato. Quando da casa mia guardo lo stretto, vedo uno spettacolo magnifico che toglie il fiato. Però, quando scendo e mi inoltro dentro la città, vedo tutto quello che c'è di sbagliato e di marcio. Quindi immaginate questa visione dall'alto che vede una splendida città, in particolar modo vede lo stretto, non vede la città, quindi vede lo stretto. E poi però quando si inoltra dentro la città comincia a percepire e a vedere tutto ciò che c'è di sbagliato e di marcio. E un altro, Antonio, 18 anni, La Farina: dal punto di vista geografico penso che la mia città goda di una posizione paradisiaca. Viviamo su una costa magnifica, costantemente bagnata dal Mediterraneo, che in collaborazione con il sottocosta dà un'immagine fantastica anche dello spazio. I suoi abitanti sono spesso molto arretrati sotto il punto di vista di mentalità. E qui entriamo in un altro argomento, la mentalità. È chiamata in causa la mentalità messinese per giustificare tutto ciò che di sbagliato c'è nella città.
E da un punto di vista poi dell'analisi del dato, questo significa anche una sorta di deresponsabilizzazione rispetto al proprio ruolo e quindi al ruolo che ognuno di noi ha, perché se è colpa della mentalità del messinese che le cose non funzionano, e la mentalità è qualcosa che si acquisisce in quanto si nasce messinesi, allora c'è poco che si possa fare. Ma andando avanti, questa rappresentazione leggermente negativa, che quindi contrasta con una comunque percezione positiva, lascia il posto poi gradatamente ad una percezione totalmente negativa. E una ragazza scrive dell'istituto privato Sant'Ignazio, quindi dell'Ignaziano: se osservo la vita delle persone, noto soprattutto scontentezza e insoddisfazione, come se vivere qui equivalesse all'inferno dantesco. E qui arriviamo alla nostra metafora, la metafora che Nelson Mow, uno storico del meridione, ha adottato nel descrivere appunto il meridione: un inferno dantesco, e quindi un paradiso abitato da diavoli, e questo è il titolo del suo libro. È un paradiso dal punto di vista delle bellezze naturalistiche, ma è abitato dai diavoli. Quindi questa esaltazione estetica svanisce se si guarda la città dall'interno, e questa esaltazione quindi lascia spazio alla polemica e alla critica. Un altro degli elementi, e concludo brevemente, un altro degli elementi fondamentali è il terremoto del 1908. Il terremoto del 1908 è considerato quell'evento catastrofico che segna una cesura netta tra il passato e il presente. I ragazzi rappresentano la città di Messina bella, meravigliosa, forte, prima del terremoto. Dopo del terremoto loro immaginano che Messina non sia più la vera Messina, anzi dicono dorme sotto i nostri piedi la vera Messina, e che sia qualcosa di diverso, come fosse una brutta copia. Quindi molti dichiarano la città di Messina dopo il terremoto del 1908 è morta e non si è mai più ripresa. Infatti così scrive Ivan: la città di Messina dall'ultimo terremoto e maremoto recente del 1908, lo reputa recente, non si è più ripresa e a mio avviso si porta dei problemi da molti anni. Anche Maurizio scrive: nonostante tutto so che Messina una volta era una città importante e gloriosa, strategicamente importante, poi è stata distrutta dal terremoto e da allora non si è mai più risollevata. A questo immaginario che emerge prepotentemente, invece poi si associano delle immagini totalmente negative che dobbiamo in qualche modo rappresentare, perché è da queste immagini totalmente negative che poi dobbiamo trarre qualche riflessione. Io vi leggo il testo che ha scritto Andrea, 18 anni, del Sequenza, che è un testo molto particolare. La consegna era: descrivi la città di Messina e i suoi abitanti. Lentezza generale, lentezza nel capire, nel ridere, il traffico a Messina, centinaia di persone lente, camminata svogliata. Se non lo eviti, il messinese ti verrà sicuramente addosso, in qualsiasi luogo tu ti trovi, sul marciapiede o al mare. Superficialità e atarassia, incapacità a prendere decisioni singole. Il messinese decide in gruppo, ride in gruppo. Un messinese non potrà mai essere contento di una cosa se non lo sono anche gli altri. Se sono contento solo io, pensa, allora mi sbaglio. Associazione sportiva, associazione letteraria, associazione degli studenti, molte associazioni, poche idee, nessuna idea. Condizione di torpore generale. È come se in una stanza di 10 persone 8 avessero sonno, una volta chiuse le serrande. Al buio anche le 2 persone rimaste si addormenterebbero. Questa è la situazione generale. Messina non vive e non lascia vivere. È proprio una questione di aria. A Parigi l'aria è fresca e respirabile. Le persone hanno uno spirito forte e questo si percepisce anche all'esterno. A Messina, aria viziata e stagno.
E Simone, la vita del cittadino messinese non è di certo la vita migliore a cui si possa aspirare. Soprattutto negli ultimi tempi la situazione va peggiorando, sia per motivi legati strettamente alla politica, che per il sonno in cui versano da molto tempo, ma molto tempo, i messinesi. Purtroppo in questa città vive ormai da anni uno stato di degrado che sembra non finire mai. Di chi è la colpa? Di tutta la comunità, che si accontenta di costruire la propria vita soltanto sulle frivole uscite del sabato sera, la discoteca, il pub, senza minimamente preoccuparsi degli altri aspetti della vita che potrebbero renderli persone migliori, come la cultura, l'impegno civile e politico. Una città resa così, priva di alternative, soprattutto da noi messinesi, che non siamo in grado di reagire, adagiandoci su questo stato di cose. Allora, in questi due temi forse ci sono molti temi racchiusi. Si passa da una descrizione veramente drammatica e pessimista della lentezza del messinese, quindi questa messinesità totalmente negativa, ha una forte denuncia nel secondo tema, cioè la denuncia del fatto che forse potremmo impegnarci e cominciare con la cultura, l'impegno civile e politico a dare una scossa e cambiare questa città. E ancora, se descrivo la mia vita e la vita della gente a Messina, un'altra consegna, la mia vita si svolge normale, mi sveglio, mi preparo, vado a scuola, il pomeriggio studio, esco. La vita della gente qui a Messina è un po' apatica, nessuno fa qualcosa per migliorare la città in positivo. Messina è una piccola città e gli abitanti sembrano entrati in una specie di stato di sonnolenza. Infine, gli ultimi due aspetti sono quelli addirittura dell'indifferenza. Perché? Perché noi adesso abbiamo rappresentato una situazione negativa. Che cosa si può fare? C'è un problema anche di presa di posizione rispetto alla situazione, quindi come i giovani rappresentano i loro sentimenti rispetto a questa condizione che loro vedono essere negativa. Allora c'è chi dice alla domanda: secondo te com'è nata la città di Messina? Ma chi lo sa? Secondo me prima era un bellissimo centro, poi un mago cattivo lo ha maledetto. Non so, potrebbe essere nata come dono di una divinità che, delusa, si è poi accanita su tutta la popolazione, rendendola stupida. E questo è veramente da analizzare. Ma io porrei un'altra domanda. Come rinascerà la città di Messina? E quando, soprattutto, scrive un ragazzo. L'ultimo tema. Se io non abitassi a Messina, era la consegna. Odio questa città e non provo proprio niente di positivo nei suoi confronti, per quanto riconosco sia sbagliato da un punto di vista etico e sociale, quello che sto per dire è la triste realtà. Personalmente, se distruggessero questa città, la radessero al suolo, la cancellassero dalle cartine, io non proverei altro che indifferenza. E con questo, diciamo, chiudo un po' la rappresentazione di questa ricerca che è stata appunto fatta una decina d'anni fa. Che cosa è cambiato da 10 anni fa a oggi? In parte lo sappiamo, se abitiamo qua, sappiamo che c'è stata un'elezione di un sindaco, Renato Accorinti, in attesa, sappiamo che c'è stata una campagna elettorale basata sul cambiamento, sulla rivoluzione, su un nuovo modello di politica. Sappiamo che il movimento che ha appoggiato questo sindaco si chiama Cambiamo Messina dal Basso. E come dicevamo, forse come leggevamo anche nel filmato che è stato trasmesso qui all'inizio, c'erano due frasi che mi hanno colpito: cambiare il mondo con l'educazione e partire dal basso. Allora, io oggi sono qui in questa duplice veste, faccio parte del movimento Cambiamo Messina dal Basso e insegno pedagogia, quindi chiaramente scommetto nell'educazione e ritengo che veramente il mondo si possa e si debba cambiare con l'educazione.
Ora io vi lascio queste mie riflessioni, e cioè il motivo per cui io ho accettato questo impegno politico che il sindaco mi ha generosamente offerto è proprio quello del desiderio del cambiamento, cioè il desiderio di poter dare un contributo a questa città affinché si possa riscrivere una nuova storia identitaria. L'impegno di ognuno di noi deve essere tutto proteso in questa direzione, cioè non possiamo lasciare che la città di Messina sia rappresentata in negativo dai suoi stessi abitanti, non possiamo lasciare che lo sconforto le difficoltà facciano sì che l'impegno civile e politico venga meno. Quindi noi dobbiamo provare a dare ai nostri giovani quella speranza che è anche un loro diritto, perché tutti noi abbiamo sperato e speriamo che le cose migliorino. È un tempo difficile, certamente, lo dicevamo anche prima, non si trova lavoro, non ci sono prospettive, probabilmente le generazioni precedenti sono state anche più fortunate. Però che cosa può fare l'educazione, che cosa può fare la scuola, la chiesa e il mondo della politica? Tutti insieme possiamo lavorare, secondo me, in una direzione di cambiamento. Questa deve essere una convinzione e deve essere anche un impegno concreto. Quindi io concludo facendo un augurio ai giovani, insomma, che loro possano non sperare soltanto di andare via, ma che possano cominciare a provare orgoglio, quel pizzico di orgoglio, di appartenenza alla nostra città. Chiaramente io sono di parte, però una cosa la voglio dire: il nostro sindaco sta portando il nome della città alto in tutta Italia, perché in questo momento la nostra città, per fortuna, non è agli ultimi posti della classifica nazionale. E quindi di questo sforzo, che si abbia simpatia o meno per l'amministrazione, di questo sforzo bisogna dare atto. E quindi con questo io concludo: lavoriamo tutti, ciascuno nel nostro piccolo, per il cambiamento. Grazie.